viaggio che abbiamo programmato quest'anno è spettacolare quanto impegnativo. Si tratta infatti di andare nella Polinesia francese, che oltre ad un viaggio aereo di circa 23 ore, ci impone 11 ore di differenza come fuso orario. Per questi motivi decidiamo una sosta di 3 giorni a Los Angeles per spezzare il lungo volo, acclimatarci al diverso fuso orario e, perché no, visitare una delle zone americane più viste in tanti film e telefilm. Questa sosta si è dimostrata fondamentale, come sto per raccontare. Il viaggio quest'anno si presenta subito in salita. Al check-in, infatti, l'incaricata ci fa notare che non abbiamo pagato l'imbarco delle nostre 2 valigie. In oltre 20 anni di prenotazione online, mai ciò mi era capitato. Colpa di un sito, quello di Artfinder, fatto secondo me molto, molto male. Risultato, costo extra di 100 euro, che al ritorno sono diventati 120. Il problema bagagli non si ferma qui. Infatti, al nostro arrivo a Los Angeles, grande la nostra delusione quando non vediamo giungere le nostre valigie. Ci fanno subito fare una richiesta di riserca bagagli, che però per 3 giorni non porta nulla, fino alla mattina della nostra partenza per Papeete, quando in albergo arrivano le valigie. Meno male, perché oltre ad abiti ed effetti personali, contenevano tutto il materiale elettronico per le riprese subacquee. Finalmente arriviamo a Papeete con nuvole e pioggerellina che ci accolgono. Nei primi giorni il sole va e viene, per cui specialmente io non mi preoccupo più di tanto di eventuali bruciature sulla pelle. Ma non avevo fatto i conti con il sole e le tante ore passate in acqua, e ben presto queste situazioni ci creano enormi scottature sulle spalle, che addirittura nel mio caso si trasformano in profonde ferite sanguinanti, fino a costringerci gli ultimi 7 giorni di vacanza a fare il bagno con la maglietta e Vilma e Caterina addirittura con il cappello. Malgrado tutti questi problemi, i luoghi con paesaggi fantastici, verde pazzesco, acque limpidissime, coralli straordinari e pesci di tutte le specie e dimensioni visibili a chiunque facilmente, hanno fatto sì che le disgrazie passassero in secondo piano, riempiendo i nostri occhi di immagini indimenticabili. La vicinanza al paradiso ha sorpassato tutti i problemi che quotidianamente ci hanno accompagnato in questa vacanza esotica. Partiamo con il racconto di questo incredibile viaggio che inizia dalla città di Los Angeles. Con soli 3 giorni a disposizione andiamo alla ricerca di ciò che pensiamo siano le zone più interessanti di questa località statunitense. Iniziamo quindi da Beverly Hills, famoso per i tanti film polizieschi qui ambientati. Ci appare come un quartiere ordinato, pieno di hotel di grande fama, fra cui evidenzio il Four Seasons con una statua dell'indimenticabile Marilyn Monroe. Non sono da dimenticare la Rodeo Drive, la strada dei negozi di gran lusso, e la Melrose Avenue, con innumerevoli negozi alla portata di tutte le tasche, e che ci introduce ad Hollywood. Qui giunti, cerchiamo subito la famosa scritta sulla collina, che ci appare di sfuggita, in distanza. L'aria che si respira ci ricorda il cinema, con decine e decine di finti personaggi cinematografici famosi che si fanno fotografare per soldi.
il nostro interesse lungo il Hollywood Boulevard si rivolge soprattutto alle innumerevoli stelle presenti lungo i due marciapiedi, e questa politica delle star dello spettacolo ha il suo apice nel cortile del Chinese Theater, circa metà viale e di fronte al teatro Il Capitan, dove si trovano i calchi sul cemento delle orme dei piedi e delle mani di divi famosissimi, alcuni dei quali italiani. In questa breve sosta a Los Angeles non potevamo farci mancare il lungomare, partendo da Venice, una località molto bella e famosa per i tantissimi e splendidi murales che adornano la maggior parte delle case. Passeggiando lungo il litorale verso nord, arriviamo direttamente alla famosissima Santa Monica, con il suo splendido pier, cioè molo, che si estende in profondità con negozi, ristoranti ed una bella ruota panoramica che anche da lontano fa bella mostra di sé. La Polinesia è stata, e in gran parte lo è ancora, il paradiso terrestre per l'immaginario collettivo. Può sembrare inutile descrivere le isole della società, ed ogni aggettivo sembrerebbe quantomeno riduttivo, perché niente rende giustizia alla loro reale bellezza, se non vivendo di persona l'atmosfera che in queste isole regna, con i colori del verde intenso che dipinge i folti boschi e l'azzurro profondo che colora il mare quotidianamente. Se poi ci si immerge, il calore dell'acqua che ti avvolge ti fa apprezzare ancora di più l'infinito numero di pesci di ogni specie che ad ogni bagno incontri con il tuo sguardo. Il nostro viaggio è partito da Papeete, la capitale di Tahiti, dove siamo rimasti fino ad attendere il Capodanno nella speranza di fuochi d'artificio particolari, che poi non ci sono stati. Peccato, ma ugualmente la diversità dell'isola, con le sue colline tutte verdi e le sue spiagge nere, bianche e gialle, ci hanno accompagnato per tutti questi giorni. Praticamente una sola strada percorre l'intera isola, ed anzi nella penisola meridionale ne copre solo la metà. Noi l'abbiamo percorsa tutta, con paesaggi fra verde e azzurro davvero inimmaginabili,
con l'acqua del mare che spesso ci accompagna a ridosso della strada, incrociando rivoli che dalle colline si insinuano fino al mare, spingendo i locali a fare il bagno nelle loro basse acque. Forse per via delle festività natalizie in questi luoghi ci sembra di vivere più a stretto contatto con i locali che riempiono le località di villeggiatura. Pochi minuti di traghetto da Papete si trova l'isola di Moorea, che con pinnacoli verde smeraldo e una laguna azzurro brillante racchiude il meglio di questo insieme di arcipelaghi che compongono la Polinesia francese. Colline immerse nel verde si contrappone un mare blu e azzurro che a fatica nasconde i fondali stupendi e pesci, anche di grandi dimensioni, incredibilmente abbordabili. Il 1 gennaio lasciamo Papete per andare a Bora Bora, la più famosa di tutte queste isole e per questo la più turistica. Il nostro soggiorno a Bora Bora, durato 6 giorni, parte dall'isola di Tevaeroa, dove si trova l'aeroporto e dove un traghetto ci porta sull'isola Vaitape, la principale località, e dove ci attende Tuane, la proprietaria dell'appartamento Enjoy, che dopo averci indicato il market principale, ci accompagna nell'abitazione da noi prenotata.
L'appartamento è veramente molto bello e Tuan, estremamente gentile, ci garantisce anche sconti per gite ed auto a nolo. Dell'auto ne abbiamo approfittato subito, sia per il solito tour dell'isola, pochi chilometri per la verità, ma soprattutto perché, visto il caldo ed i lunghi bagni, ci è stata molto utile sia per andare al mare che in centro a fare la spesa o una passeggiata. Infatti l'appartamento si trova a circa 4 km dal paese ed altrettanti dalla spiaggia di Matira, la più bella e dove ci siamo recati per vari giorni. In questo racconto non posso dimenticare le gite fatte con le canoe prese da Matira Jet Tour, che ad un gran numero di moto d'acqua e canoe abbina tantissimi quad per gite nell'interno dell'isola. Tutti qui sono gentilissimi e la loro cordialità ci ha fatto decidere di replicare la prima gita. Tutto è stato talmente piacevole da non far pesare il fatto che il secondo giorno l'abbiamo passato quasi interamente sotto una pioggia battente, che però non ci ha impedito l'esercizio remiero e le immersioni nel parco acquario vicino al Motu Pitti. Grazie.
Sempre grazie a Tuane, abbiamo preso contatto con un servizio denominato H2O, Bora Bora, gestito da Jaime e David, due francesi che passano molti mesi all'anno qui per portare in giro i turisti. David, oltre ad avere un ottimo motoscafo e a dimostrarsi un abile subacqueo, ci ha mostrato alcune delle bellezze acquatiche dell'isola. È partito dalle mante, con la visione di intere famiglie, e fra queste è stato piacevole vederne anche una mentre mangia scavando nella sabbia. Dopo ci ha condotto nella parte interna della barriera che divide l'oceano dalla laguna e dove si trovano alcuni coralli veramente fantastici. Infine, David ci ha fatto immergere in una zona che è ricca di pesci e con un fondale attorno ai 5 metri ci ha permesso di vedere nuvole di pesci e murene enormi che sembravano quasi addomesticate. Questo, purtroppo, è stato l'ultimo giorno di permanenza a Bora Bora ed il giorno dopo, 6 gennaio, siamo partiti per raggiungere Rangiroa, l'atollo così tanto mitizzato, ed il viaggio ci riserva visioni aeree fantastiche. Oggi 6 gennaio alle ore 13 siamo arrivati al nostro bungalows nel Kia Ora Resort. Ingresso. Acqua calda. Molto piacevole, interessante. Una bella stanza da letto. Un bagno grandissimo. Lo splendido resort Kia Ora si trova nella parte occidentale dell'isola e già davanti al nostro bungalow si possono vedere molti pesci. La bicicletta è senz'altro il mezzo di locomozione perfetto per quest'isola, poiché trovandoci spesso in luoghi dove la terraferma ha una larghezza inferiore a poche centinaia di metri, permette di ammirare il verde dei tanti alberi con il blu intenso dell'oceano e l'azzurro della laguna. Con il giro in bicicletta ci siamo recati dapprima al porto fra Vatoru e Tiputa, dove anche qui abbiamo trovato la barriera corallina. Poi ci siamo recati dalla parte opposta dell'isola,
dove c'è il piccolo paese, e a circa metà strada ci siamo fermati per un bagno rinfrescante. Ed anche lì, a riva, abbiamo potuto ammirare coralli e tantissimi pesci, fra cui un balestra di proporzioni inquietanti. Dopo una tonificante Coca-Cola siamo arrivati fino al paese, annotando le due chiese, fotografate, e vedendo la famosa barca Renata sull'isolotto prospiciente. Ma è con le gite che abbiamo potuto ammirare le straordinarie bellezze di quest'isola. La prima gita ci ha condotto con poco più di un'ora di viaggio in barca alla Laguna Blu. Già a distanza i colori del mare assumono sfumature di blu incredibili. A poca distanza dall'isola, una sosta per il bagno ci fa immergere in mezzo a numerosi squali pinna nera. Devo ammettere che ho atteso un po' prima di tuffarmi in quell'ambiente, ma poi l'emozione è stata tantissima. L'isolotto, con un piccolo capanno dove ci è stato fornito il pranzo, è ricoperto di vegetazione verdissima e ricco di fauna, soprattutto uccelli. Laguna Blu, questo sembra veramente il paradiso. L'atollo, che fa parte dell'arcipelago Tuamotu, è costituito da circa 250 isole e isolotti che si estendono su una superficie totale di circa 79 km quadrati. Si contano oltre 100 passaggi, chiamati Oa o Pass, tra la laguna interna e l'oceano. La laguna, con 35 km di larghezza per 70 km di lunghezza, si estende su circa 1600 km quadrati e l'atollo ospita circa 300 abitanti. Rangiroa è una trappola per l'anima, un immenso anello di sabbie e palme lungo circa 80 km e senza nulla in mezzo. In polinesiano significa cielo senza fine. Qui infatti sembra che il cielo sia un tutt'uno con il turchese del mare.
I due pass principali che si trovano attorno all'isola di Avatoru, dove siamo noi, sono Tiputa, che è vicino al nostro residence, l'hotel Kia Resort, e sul lato opposto, dove si trova il centro del paese, c'è l'altro che si chiama Avatoru. In questi due pass si concentra la presenza di grandi pesci pelagici. Qui infatti si può nuotare tra una miriade di squali grigi, delfini, carangigi, mante, razze, e la visibilità è sempre oltre i 40 metri, quindi lo spettacolo è davvero mozzafiato. Un'altra gita ci ha portato nei due pass che dividono Avatoru dai moto limitrofi. Dapprima ci hanno portato al pass Tiputa, dalla parte del nostro resort, e dopo tante raccomandazioni per la corrente, ci siamo resi conto che è talmente forte che andare controcorrente, pur avendo le pinne, è praticamente impossibile. Così abbiamo potuto ammirare ciò che il fondale, 40 metri ma di ottima visibilità, ci ha permesso, praticamente senza fatica, lasciandoci portare appunto dalla corrente. Dopo aver perlustrato le due coste del canale, siamo risaliti sulla barca e ci siamo recati verso l'interno della laguna, dove a poca distanza si trova il Motu Nui Nui, e lì c'è l'Aquarium Garden, con acque trasparenti, e dove ad una profondità di circa 2 metri si può vedere un mondo di pesci a cui solo le riprese subacquee possono rendere giustizia. Yeah.
Buongiorno. 31 gennaio 2018, ore 9:30. In località Papete Tahiti. Auguri, buon anno! Buon anno! Buon anno! Buon anno per il 2019!